Pensavo ai presenti in aula. Diamo atto che sono presenti l'avvocato Antilla, l'avvocato Faraone, l'avvocato Amico e le avvocatesse Danna, Valenti, Dionisi, l'avvocato Antoci e l'avvocato Attanasio. Poi l'avvocato Corcuruto, l'avvocato Mario Giuffrida, l'avvocatessa Viscuso, l'avvocato Franco Russo. Anche in sostituzione all'avvocato Catania, l'avvocato Giuffrida. L'avvocato Giuffrida in sostituzione anche all'avvocato Catania e poi l'avvocato Rapisarda, vero? Presidente, mi scusi, sì. Sostituisco nell'interesse di grazia Francesco l'avvocato Francesco Cannizzaro. Grazie. Preliminarmente dovremmo riunire la posizione degli imputati Barcella, Salvatore e Pavone Emanuele, posizioni che erano state stralciate per l'impedimento degli imputati e che impedimento che è cessato sono presenti in aula. Quindi se non ci sono osservazioni procediamo alla riunione. È presente anche l'avvocato Fichera. Dopodiché possiamo cominciare. Il pubblico ministero si dice la piana persona che deve essere introdotta. Presidente, le chiedo scusa. Prego, avvocato Attanasio. C'è un detenuto che non è da me assistito, ma chiede di parlare. Allora. Chi è il detenuto? Dov'è? Se mi danno la linea sulla terza cella di sinistra. Provi a parlare. Signor Presidente. Sì, è un po' di silenzio per favore. E lei il suo nome per favore? Sono Morales Francesco. Morales, sì. Parecchi mesi fa ho fatto un'istanza di entrare il mio dottore privato. Il dottore? Privato mio. E lei me l'ho autorizzato di poter entrare. Questo dottore mio ha fatto una richiesta dove devo fare un taglio. Allora gestite. Dove io tengo che ci sta. No, mi scusi Morales, ma non si sente. La scorta la vuole accompagnare qui, per favore, grazie. Un momentino per il testimone, lasciamolo lì, per favore. Scusa, sostituisco l'avvocato Passarello. Si siede. Quindi lei diceva parecchi mesi fa ha fatto un'istanza per entrare al carcere con un medico. Sì, e lei mi ha autorizzato di farlo entrare. Sì. Questo medico mi ha visitato. Sì. Il dottor Zanghi Michelangelo. E dove ha fatto una richiesta che io dovevo fare un tacchio alla quale cestita. Dove tengo? Doveva fare? Il tacchio alla quale cestita. Dove tengo dei polipi internamente alla quale cestita per vederle se sono ingrassati. Se sono ingrassate le devo togliere. Ora l'avvocato da un mese circa che ha presentato questa istanza di autorizzarmi a portarmi all'ospedale a farmi questo taglio. Però a caccia non è arrivata nessuna risposta. Chi è il suo difensore che ha fatto? Avvocato Nino Papalia. Avvocato Papalia. La cerchiamo che si stanza, se mettiamo in contatto con l'avvocato Papalia e vediamo. Signor Presidente, io devo fare molto ialera, io devo fare altri 20 anni di ialera ancora. Ho 34 anni definitiva, non devo uscire oggi o domani, fa un anno, fa due anni. E con queste cose ho paura. Se è possibile di fare un sollecito, lei farmi fare queste cose. Se devo togliere quello che siete, io rifiuto anche il processo, l'udienza, per farmi andare a togliere questo quello che siete. La ringrazio. Un appunto per l'avvocato Papalia. Può far entrare. Signor Lapiana.
accomodi. Silenzio in aula. Nome, cognome, luogo e data di nascita, signor. La Piana Santo, nato a Catania, 21-12-69. Qual è la sua posizione, signor La Piana? Libero. Sì, è sotto processo in questo momento? No. Ci sono processi a suo carico? Uno è stato fatto, sono stato condannato a 16 mesi di reclusione. Ed è definitiva la pena? No, no, ancora in primo grado. Ancora definitiva, quindi lei ha diritto ad essere assistito da un difensore. Chi è il suo difensore? Guarnera Enzo. Avvocato Guarnera, sostituito dall'avvocato Amato. Amato, sì. Ha facoltà di astenersi dal sottoporsi all'esame, questo lo sa, deve dichiarare se intende rispondere alle domande. Sì. Il pubblico ministero può procedere. Signor La Piana, da quanto tempo ha iniziato a collaborare con la giustizia? 3 anni. Circa. Circa. In quale organizzazione criminale è stato inserito? Le Cursote. A partire da quale epoca? 89. Più precisamente nell'ambito della organizzazione dei Cursoti, sa specificarci se il gruppo era unitario, se vi erano invece delle squadre? In particolare, eventualmente, in quale squadra lei era inserito? Allora, nell'89 facevo parte del clan di Gimmi Miano, gruppo Annesima. Gruppo? Dinesima, responsabile di Previdere Salvatore. Successivamente? Quindi lei è entrato a far parte dei Cursoti in quale anno, ha detto? Nel 1989. Ed è entrato subito nella... gruppo di Gimmi Miano, di cui il responsabile era? Privitera Salvatore. Privitera Salvatore. Privitera Salvatore aveva qualche soprannome? Sì, Turispingua. Turispingua. Nel tempo lei è rimasto sempre inserito in questa organizzazione o comunque questa squadra ha avuto dei mutamenti per quanto riguarda le persone che la dirigevano? No, ci sono stati dei mutamenti fine 90. Ci siamo avvicinati al clan sempre dei Cursoti di Garozzo Giuseppe, nel 90, poi nel 91 c'è stata una faida. Una faida tra chi? Tra Garozzo e Gimmi. Gimmi Miano? Sì, sì, Luigi Miano, sì. Ecco, ci sa dire innanzitutto, appunto, lei ha detto vi siete avvicinati a Garozzo. Sì. Ci vuole un po' indicare le tappe di questo avvicinamento a Garozzo, come è accaduto? Lei ha detto che il suo gruppo era quello di Gimmi Miano, di cui il responsabile Annesima sì. era Salvatore Privitera. Ha poi detto che questa sua squadra si è avvicinata al gruppo di Garozzo, è così? Esatto. Ecco, ci vuole dire come è accaduto questo avvicinamento? È accaduto che nel 1990 Gimmi Miano è uscito dal carcere e quindi aveva ordinato al Privitera Salvatore l'uccisione di una persona al quale il Privitera si era opposto. Successivamente Gimmi, questa opposizione di Privitera, cercò di cambiare il vertice, sarebbe Privitera, con un'altra persona. E quindi il Privitera ebbe un po' di paura, non lo so, e quindi si avvicinò a Garozzo per far sistemare questa situazione. Ho capito. Ecco, ci vuole dire innanzitutto la composizione di questa squadra diretta da Privitera Salvatore? Sì, era Privitera Salvatore, Privitera Agostino, Loria Gaetano, Loria Domenico, Cuffari Michele, io stesso, Raccuglia Salvatore e altre persone. E qual era la persona che doveva essere, che il Miano intendeva estromettere dalla squadra? Privitera Salvatore. No, no, lei ha detto che c'era stato, mi è sembrato di capire che c'è stato un contrasto sì. tra il Privitera e il Gimmi Miano causato da che cosa?
è causato di questa, che Jimmy voleva, pretendeva l'uccisione di una persona. Ecco, chi era questa persona che bisognava uccidere? Questo che si trattava di Saro Valastro. E perché doveva Saro Valastro, che faceva parte della vostra squadra? Quindi. Sì, era un avvicinato che usufruiva di licenze, usciva ogni tanto dal carcere e ci veniva a trovare all'ennesima. Era questa la persona. Ecco, e perché il Lemiano voleva eliminarlo? Ma per quanto ne so, c'erano stati dei diverbi nei carceri tra Nuccio Miano, sarebbe il fratello di Luigi, se non vado errato, e il Valastro. Ecco, prima ancora che ci fosse questo avvicinamento della sua squadra al Garozzo, così in termini generali, qual era il rapporto tra Jimmy Miano e il Garozzo? Il rapporto tra di loro non lo conosco. Ecco, ma voglio dire, tra il gruppo del Garozzo e il gruppo del Miano. Ma i rapporti erano buoni. Cioè erano entrambi cursoti. Ecco, ci vuol far sì. capire nell'ambito dei cursoti la posizione di Jimmy Miano e la posizione di Garozzo. Ma sono due gruppi diversi. Presidente, mi scusi, c'è opposizione a questa domanda. Io mi permetto, sono qui l'avvocato Antilde. Segnalo alla Corte un problema attinente alla pertinenza di queste domande, in quanto si tratta di persone che non sono imputate in questo giudizio. Il tema probandum, che a nostro avviso dovrebbe essere connesso a quello decidendum, è estraneo alla questione oggetto della deposizione. Fra l'altro il collaborante nella sua premessa ha detto: io faccio parte, o meglio ho fatto parte del gruppo dei cursoti. Qui non c'è un processo che concerna costoro. Ma qui ha finito l'avvocato? Sì, sì. E qui si tratta di, lei sa benissimo, avvocato, che si tratta di definire la posizione di Santo Mazzei, e credo che per fare questo bisogna innanzitutto capire qual era la consistenza e le contrapposizioni all'interno del gruppo dei cursoti, perché altrimenti quindi credo che sia sì, molto però pertinente. Mi permetta, lei pone domande su vicende che allora non attengono alla specificità della posizione del Mazzei. Attengono, sì, avvocato. Sì, non sono si d'accordo. È ritenuto, sinora si continua a ritenere, che le vicende riguardanti le organizzazioni malavitose catanesi attengano al tema decidendum, e quindi si rigetta la posizione. Il pubblico ministero può procedere. Quindi stavamo parlando della posizione di Jimmy Miano e di Garozzo all'interno del gruppo dei cursori. Sì, si conoscevano tutti e due. Garozzo aveva più gruppi a Catania e Jimmy aveva il gruppo di Nesima e un altro formato a Librino, e basta. Cioè, per quanto ne so, erano amici. Poi quello che è successo non lo so, credo che ci sia. Cioè, voglio dire, quando lei dice che Garozzo aveva più gruppi, cosa significa? Più squadre? Cioè erano tutte collegate tra di loro, questi gruppi, queste squadre? Oppure... Sì, sì, tutte collegate tra di loro in sostanza. E quindi erano amici, c'erano buoni rapporti tra Jimmy Miano e il Garozzo? Sì, per quello che ne so, ecco, sì. Il Jimmy Miano dove operava? Jimmy Miano operava a Milano, scusi. Poi aveva questi due gruppi, che uno era quello dove appartenevo io e uno era quello di Librino. E quello di Librino da chi era diretto? Da Privitera Salvatore, soprannominato Turinac. Quindi aveva lo stesso nome e cognome del Privitera Salvatore di Nesima, però non erano parenti tra di loro. Erano parenti tra di loro? No, non glielo so dire. Non me lo so dire. Mentre le squadre o i gruppi di Garozzo, quali erano? Così brevissimamente ce li sa dire? Era quello capitanato da Gaetano Porzio, un altro capitanato da Barbera Angelo, quello da capitanato da Stabile Angelo, questi tre gruppi, ecco. Tre, quattro gruppi. Ecco, lei quindi accennava al fatto che il Miano intendeva tramite il Privitera eliminare il Valastro. Cosa è successo dopo? Il Privitera aderì a questa richiesta del Miano? No. È successo che il Privitera, non lo so se il Privitera aveva dei diverbi prima con Jimmy, questo non lo so dire, solo che lui, il Privitera, si è rivolto a Garozzo per dire: guarda, fai sapere a Jimmy che io mi sto avvicinando a te, perché lui gli ha raccontato la storia.
si è rivolto al Garozzo direttamente o tramite... No, a Garozzo, perché era il periodo, sempre fine 90, che Garozzo era uscito scadenza termini, se non vado errato. Ho capito. E quindi cosa dopo questa Garozzo comunicò al Miano questa... Sì. Comunicò al Miano che Salvatore Privitera si era distaccato da Jimmy e si era avvicinato a Garozzo, e quindi si aveva idee in testa di far fuori Privitera, di togliersi dalla testa queste cose. Ecco, lei ricorda come avvenne questa comunicazione, se ci fu un incontro, chi partecipò a questo incontro? Ma l'incontro ci fu, avvenne a Milano. Ci furono più incontri a Milano, all'autoparco di Milano. Lei sa chi partecipò? No, non lo so. Lei ebbe un ruolo in questa vicenda, lei la Piana? Io una volta mi sono recato direttamente a parlare con Jimmy a Milano. Con chi ci è andato? Con Privitera Salvatore e Galatello Salvatore. Ed io. E di che cosa avete parlato? Ma... Cioè avete parlato di questa vicenda o no, di altre vicende? No, ci siamo recati a Milano quando lui aveva le pretese di uccidere Valastro. Esatto, questo. E che cosa avete detto al Miano? Niente, si è parlato del più del meno. Salvatore Privitera non gli ha detto che se gli avrebbe fatto fuori Valastro o no. Poi se ne è tornato a Catania, Privitera, e lì poi è successo quello che è successo. Cioè non ha obbedito quelli che erano gli ordini, tra virgolette. E cos'è successo? È successo che il Privitera non era troppo amico del Valastro e non si sentiva di... Sì, sì. Per una sciocchezza farlo fuori, in sostanza. Ecco, dico, quali furono le reazioni del Miano a questo atteggiamento del Privitera? Ma le reazioni non si fecero attendere, perché nel 91, all'inizio del gennaio 91, Jimmy Miano sferrò un duro attacco all'organizzazione di Garozzo e a noi stessi, uccidendo il barbiere Angelo e ferendo altre persone. E quando venne ucciso Barbera Angelo, la squadra del Barbera che fine fece? Cioè... Ma la squadra del Barbera si spaccò, perché Barbera all'interno aveva persone che erano non legate, avevano una forte amicizia con Jimmy, quindi al punto, perché prima venne ucciso Porzio Gaetano, successivamente... Le ricorda l'anno di... Gennaio 1991. E quindi alcune persone passate. Il primo omicidio fu quello di Porzio. Sì, se non vado errato fu quello di Porzio Gaetano, l'indomani venne ucciso Barbera Angelo. Sì. E quindi stavamo dicendo della squadra del Barbera. Sì, e poi dopo la morte del Barbera cioè non ci fidavamo di nessuno, perché quell'appuntamento poche persone lo sapevano lì dove si era avvenuto, quindi non ci fidammo uno dell'altro, ognuno con il suo gruppo si chiuse per conto suo, finché non capivamo chi fosse stato a sparare, a ordinare quegli omicidi. E poi lo avete incominciato a capire? Sì, poi abbiamo cominciato a capire che era stato Jimmy, perché Garozzo aveva preso le difese del Privitera, e a quel punto... si spaccò tutto in vari tronconi. Ecco, può un po' ricostruire così sinteticamente appunto quale fu la sorte della squadra di Barbera, o comunque delle altre squadre dei Cursoti, in questo contrasto con il Miano? La squadra di Barbera, alcune persone andarono con Jimmy. Sai indicare quali? Ma Orazio Intravai, Callaberti e altre persone. Noi di Nesima non ci siamo fidati più di nessuno, avevamo qualche contatto con Filistard, con Scaravilli, con Stabile, che sono rimasti lì, non sperravano attacchi contro Jimmy, non interessava a nessuno questa guerra. E poi? Niente, noi successivamente ci siamo avvicinati. Privitera Salvatore era cugino, non so se è cugino di Natale di Raimondo,
si è avvicinato a lui per far modo che, in sostanza, noi avevamo una sorta di paura, perché Jimmy era forte, era alleato con il clan di Cappello, e quindi noi eravamo rimasti poche persone. Fece conto su Natale di Raimondo, si appoggiò su Natale di Raimondo. E sa indicare l'epoca più o meno di questi contatti con il di Raimondo? Sì, il metà 91. Metà 91. E questi contatti si concretizzarono in alleanze oppure erano semplicemente... Ma le posso dire che il Privitera non era una persona molto spericolata. Si incontrava spesso con Natale di Raimondo, cioè era diventata una cosa che lui non comandava più Privitera Salvatore, ma bensì Natale di Raimondo, nel senso che lui si rivolgeva ogni minima cosa a Natale di Raimondo. E Natale di Raimondo, lei sa che ruolo avesse, se aveva un ruolo in organizzazioni criminali? Sì, Natale di Raimondo appartiene al clan di Nitto Santa Paola, nel gruppo di Montepò è responsabile. E chi è che con lei e con il Privitera si avvicinò al di Raimondo? Cioè gli altri componenti della squadra di Salvatore Privitera seguirono il Privitera in questo avvicinamento? A parte... Non tutti, alcuni del nostro gruppo, perché noi eravamo una trentina, alcuni del nostro gruppo se ne sono andati con Jimmy Miano dopo l'uccisione di Corso Antonino. Dopo l'uccisione di Corso Antonino. Esatto, ci hanno traditi in sostanza. E i collegamenti con Garozzo li avete mantenuti? Sì, i collegamenti con Garozzo li abbiamo mantenuti, solo che Garozzo non sembrava aver paura di Jimmy. Garozzo, quando c'era la guerra in corso, era tranquillissimo in sostanza, non aveva nessun timore, nessuno andava in giro. Quello che aveva paura era Privitera Salvatore, più che altro. E allora? Niente, proprio per questa paura Privitera si rivolse a queste persone. Ecco, ma dico, successivamente il Garozzo ha avuto un ruolo in questa guerra oppure è rimasto sempre a guardare? No, sempre a guardare no, ha ammazzato qualcuno, ha ordinato di ammazzare qualcuno, tipo in Travaio Orazio, un certo Mignemi e altre persone, c'è questo ruolo qui in sostanza. Ecco, lei sa poi come ha avuto evoluzione questa situazione? L'evoluzione era questa, sempre correva l'anno 91, uscì dal carcere Privitera Franco, fratello di Salvatore, esatto, che era una persona molto capace, cioè una persona di prendere il gruppo in mano, a far fronte a quelle che erano le esigenze del momento. Il caso della vita volle che Privitera, in circostanze misteriose, venne assassinato dalla polizia. Cioè, un conflitto a fuoco, di che cosa si è trattato? Si è trattato che il Privitera Francesco, a bordo di una macchina blindata, viene seguito da una Y10, che lui pensa fossero i killer, scappa con questa Volvo blindata, entra in vicolo cieco, scende dalla macchina, sale un muretto e gli vengono esplosi nella schiena tre o quattro colpi di pistola. Da parte di chi? Della polizia. Questo fatto quando è accaduto? Nel 91. Il periodo esatto? Ma non so, sempre metà 91. E dopo la morte di Franco Privitera? Dopo la morte di La morte di Franco Privitera è precedente o successiva a quella? Lei ha accennato ad un altro omicidio poc'anzi, l'omicidio di Corso. È precedente o successiva? Prima dell'omicidio di Corso, alcuni giorni prima. E dopo questi omicidi cosa succede? Dico, il gruppo rimane vicino a Natale di Raimondo? Sì, succede che Salvatore Privitera cade in una depressione totale,
con la morte di questo fratello in cui lui deponeva le speranze di un riscatto, lui diventa un uomo che non ha nessuna idea, cioè sta lì fermo senza dire niente, subisce e basta quelle che sono le pressioni degli avversari. Quindi Natale di Raimondo cerca di fargli coraggio, deve andare avanti, finché poi nel 92 si trovò la soluzione di Santo Mazzei. Cioè? Cioè che venne nominato questo Santo Mazzei, vengono riuniti alcuni componenti del gruppo Garozzo con il nostro, viene fatto un unico gruppo con due responsabili, Salvatore Mettoli e Cuffari Michele, alla testa Santo Mazzei collegato con le famiglie palermitane. Ma il Garozzo che fine aveva fatto? Nel frattempo? Ma Garozzo se n'è andato in Germania e poi è stato arrestato. E furono presi contatti con il Garozzo, oppure il Garozzo si trovò la situazione bella e fatta? Cioè... Ma per quanto ne so, Mertoli si recò in Germania. Mertoli, come si chiama di nome? Salvatore. Ha un soprannome, qualche soprannome? Soprannominato Barruzzi. Si recò in Germania a parlare con il Garozzo, non so di cosa abbiano parlato, per dirgli di questa sostituzione ai vertici. E poi? Niente, e poi Santo Mazzei all'inizio del 92 ha incominciato una faida contro Jimmy, contro Cappello, contro tutti. Sa indicare quali sono le tappe di questa faida, se questa faida è stata preceduta da riunioni, da decisioni con l'intervento di diverse persone, oppure fu un inizio così di fatto? No, nel 1992, nel febbraio del 92, c'è una riunione a casa di Loria Gaetano, presente Mazzei Santo, io e altre persone, tra cui un latitante palermitano, chiamasi Salvatore, non so dire altro, in cui ricevettimo una telefonata da Gaetano Di Stefano, appartenente al clan di Jimmy. Come si chiamava Gaetano? Di Stefano. Sì. Che telefonava per avere un incontro per una pacificazione. Questa telefonata a cui rispose il Mazzei, Gaetano disse a Mazzei: guarda, dammi 10 giorni di tempo e poi ci incontreremo per fare questa pace. Il Mazzei gli disse in primo momento sì, chiuso il telefono, diede disposizioni per l'uccisione di Ernesto Sanfilippo e Santo Romano, il duplice omicidio di Ernesto Sanfilippo e Santo Romano. Chi gli diede queste disposizioni? Il Mazzei. Nell'ambito di quella riunione alla quale lei ha partecipato o in un'altra riunione? Presidente, ci ho posizionato la domanda. Ricordo alla Corte, a me stesso dico meglio, che in effetti sarebbero ammissibili domande pertinenti alla causale del fatto, perché il fatto specifico costituisce oggetto di separato processo. Ecco, ma ci stiamo occupando proprio della causale del fatto. Non credo. Quindi che si rigetta l'opposizione, può proseguire. Questa riunione in che periodo è avvenuta rispetto all'omicidio di Sanfilippo, Ernesto e Romano? Presidente, ciò posizione ha già risposto alla domanda. Anzi, ha risposto identificando esattamente il mese e l'anno in cui è avvenuta. La riunione? Certo. L'omicidio non abbiamo parlato, quindi sto chiedendo. No, infatti, dico la riunione. Se la domanda concerne la riunione ha già risposto, dico lo segnale. Ma io ho chiesto una cosa diversa, avvocato. Prego. Ho chiesto questa riunione quanto tempo prima dell'omicidio di Sanfilippo, Ernesto e Romano, come si chiama, è avvenuto. Santo Romano e Sanfilippo Ernesto. Sì, allora la riunione è finita nei primi di febbraio, nei mesi di febbraio del 92. L'omicidio è avvenuto, se non vado errato, tra marzo e aprile, sempre dello stesso anno. E quando è avvenuto l'omicidio, lei era libero o detenuto? Ero detenuto nel carcere di Catania.
Nel corso della riunione cui faceva riferimento lei, chi erano le persone presenti? Era Salvatore Santo Mazzei, Salvatore Mertoli, Cuffare Michele, Montoro Marcello, Loria Domenico, Loria Gaetano, Privitera Carmelo, questo palermitano che ho citato, e altre persone, che Vinci Guerra, Massimiliano e altre persone. Prima di questo omicidio, dell'omicidio cioè di questo duplice omicidio, si era verificato qualche altro omicidio nell'ambito di questi rapporti tesi tra il vostro gruppo e quello di Jimmy Miano? Sì, si è verificato l'omicidio, la scomparsa di Salvatore Montauro, di Benedetto Montauro, fratelli. No, le volevo dire, prima che succedesse questo omicidio, vi era stato qualcuno del vostro gruppo che aveva tentato di mediare per giungere alla pace piuttosto che allo scoppio della guerra? Presidente, c'è opposizione, così posta è suggestiva la domanda. Non si rilevano profili di inammissibilità, può rispondere. Sì, era Masci Paolo che si era interessato per questa pacificazione, era andato diverse volte a Milano. E perché venne ucciso il Masci Paolo? Masci Paolo viene ucciso per quello che ne so io, perché al dire del Mazzei stava patteggiando le nostre vite con Jimmy Miano, al dire di Mazzei. Prima di questa riunione di cui ha detto lei, vi erano state altre riunioni con la sua partecipazione o anche senza la sua partecipazione tra il vostro gruppo, cioè il gruppo del Privitera e personaggi del gruppo Santa Paola? Sì, vi erano state riunioni. Quando uscì Franco Privitera da carcere ci fu una riunione a Piganello con Privitera Salvatore, Privitera Fango, Natale Di Raimondo, Carletto Campanella, Aldo Ercolano, queste persone qui. E in questa riunione cosa si decise? Lei era presente? Non ero presente all'interno, ma ero fuori. E questa riunione dove si tenne? Nella torrefazione del caffè Lore, in ufficio attivo. Ecco, lei come fa a sapere di questa riunione? Ma io personalmente accompagnai le persone, cioè Privitera, Salvatore e Franco. Ecco, e lei dove lo accompagnò esattamente? Lei ha parlato di questa torrefazione, sì. Lei entrò in questa torrefazione? No, per... lasciai loro lì, io mi andai nel bar all'angolo. E quindi le notizie... lei vide qualcuno direttamente oppure si limitò a accompagnare il Privitera e non vide nessuno? No, mi limitai soltanto a accompagnare il Privitera. E sui partecipanti a questa riunione, da chi ha avuto informazioni? Da Privitera Salvatore. E chi erano le persone che secondo quello riferito secondo quanto riferitole dal Privitera ebbero a partecipare a questa riunione? Ma i due Privitera, Natale Di Raimondo, Carletto Campanella, Aldo Ercolano, Stabile Angelo, mi sembra che ci fosse, queste sono le persone che ricordo. E dico, in questa riunione, per quello che lei è a sua conoscenza, cosa si decise? Ma, per quanto ne so, si fortificò quella che era le ansie, no? Si presero alcuni particolari per dire di creare vari gruppi di persone che davano la caccia alle persone di Jimmy, alcuni particolari in sostanza, come mettere degli adesivi nelle macchine, in ogni caso ci scontravamo il gruppo di Santa Paola e noi non ci sparavamo addosso, cioè questo è uno dei particolari, cioè, ci furono prese alcune precauzioni in sostanza. Ecco, lei sa dire se dopo questa riunione e comunque prima della riunione nella quale si deliberò
la eliminazione di San Filippo e Romano, vi furono altre riunioni? Ma che io sappia, non lo, cioè, in sostanza non lo so, perché io verso la fine del 91 mi allontanai un po' per circa 2 mesi, quindi non saprei dirle. Lei ha avuto modo di conoscere Giuseppe Pulvirenti? Sì. In che occasione? Ma l'occasione fu questa. Ricordo che correva sempre l'anno 91, avevo effettuato assieme a altre persone una rapina a Roma che fruttò all'epoca 350 milioni, il cui il Previtera sperperò questi soldi. Ci fu una forte opposizione da noi ragazzi nei confronti di Salvatore Previtera e la cosa finita da Pulvirenti. Finita Pulvirenti per che cosa? Per far presente la situazione che si era verificata di questa scomparsa di soldi, visto che noi oramai già eravamo amici con queste persone e quindi di rimproverare il Previtera a non far più di queste cose. E dico, furono prese delle decisioni nei confronti del Previtera? Ma sul momento no, però cioè, veniva quasi tenuto a disparte. E questa riunione dove è avvenuta esattamente? Questa con con la presenza di Giuseppe Pulvirenti? Ma che io sappia è venuto in... Che io sappia, lei era presente, sì, oppure no? Sì, sì, no, sto dicendo che io ricordi, volevo dire, in una villa di Lineri in cui c'era presente io, Loria Gaetano, Cuffari Michele, Cosentino Nino, se non vado errato, Natale di Raimondo. Lei sa indicare se quali personaggi eventualmente il di Raimondo avesse più vicino nella sua squadra? Sì, quelli che conosco io sono Pappalardo Salvatore, Di Grazia Franco. Ha qualche soprannome? Franco Spascio. Sì. Giovanni Rapisarda, Salvatore Fazio. Ha qualche soprannome il Fazio? Mi sembra si chiamasse Turipoggiolo. La Rosa Giuseppe, la Rosa Mimmo, questi ragazzi qua. Non ne ricordo più. Nel settembre del 1992, lei oggi ha fatto riferimento a personaggi tipo il vuole ripetere, prima di evitare di fare domande, quali erano i componenti di questa squadra? I componenti della sua squadra che si erano avvicinati al Natale di Raimondo. Vuole ripetere cortesemente? Sì, allora Previtera Salvatore, io, sì. Loria Gaetano, che avevo, Loria Gaetano, Cuffari Michele, Montoro Marcello, queste erano le persone, eravamo 6-7. Ce ne sono altri? No, queste persone qui. Queste persone, le vuole ripetere, mi scusi. Allora, Previtera Salvatore, io, Loria Gaetano, Loria Domenico, Cuffari Michele e Montoro Marcello. Non ce ne sono altri? Ma che io ricordi al momento no.
Ecco, lei le risulta che il Loria Domenico, proprio uno dei personaggi di cui ha appena parlato, venne tratto in arresto in quel periodo? Sì. Ecco, ricorda con chi venne tratto in arresto e per quale motivo venne tratto in arresto? Venne tratto in arresto perché trovato in una villa a Lineri assieme a Vinci Guerra Massimiliano. Quindi Vinci Guerra Massimiliano era inserito in qualche squadra? Sì, nel nostro gruppo, però quando è entrato Mazzei, quando il capo è stato Mazzei. Ecco. Esatto. E Motta. Motta come si Giovan Battista. Ecco. Perché furono tratti in arresto? Perché trovati in possesso di pistole e giubbotti antiproiettile in una villa. Vi erano delle armi? Sì, 3-4 pistole furono trovate. Lei era presente a quella? No, non ero presente. Sa indicare perché queste persone si trovavano in quella casa? Vi doveva essere una riunione. Una riunione con la partecipazione di chi? Ma delle persone che erano presenti, di Mazzei Santo, di Mertoli Salvatore, di altre persone, di Mertoli Salvatore e altro. E sa quale fosse l'oggetto di questa riunione? Io so questo, si doveva decidere di... Comunque, si doveva fare qualcosa di grosso, adesso non lo so cosa. So soltanto che venivano impegnati circa 15 uomini, doveva essere prelevato un camion di quelli grossi per fermare quello che era l'obiettivo, e basta, so solo questo. E sa l'obiettivo qua e chi fosse e dove dovesse essere fermato questo obiettivo? Per quanto ne so, in Corso Sicilia, però non sarei sicuro. E con quale tipo di armi si doveva realizzare questo progetto? Avevamo a disposizione diversi Kalashnikov, diversi fucili a pompa e altro materiale. E questo materiale poi che fine ha fatto? Ma tuttora esiste. Il materiale, dopo che i carabinieri hanno assaltato la villa, un borsone è stato portato a me, a casa dove ero io. Io abitavo assieme a Loria Gaetano e a Loria Domenico in una palazzina a Lineri. Un borsone con un fucile venne portato a me, un fucile, tre pistole, munizioni venne portato a me. L'altro materiale non lo so, forse lo aveva Santo Mazzei in macchina. Lei poc'anzi ha indicato tra gli omicidi commessi in quel periodo quelli in danno di Montauro. E ci vuole dire chi era Montauro? Lei ha parlato dei Montauro, esattamente sì. Chi erano i Montauro? Allora, i Montauro erano tre fratelli, Emilio, Salvatore e Benedetto. Allora, Salvatore e Benedetto erano vicini al nostro gruppo e anche Emilio. Emilio fu ucciso nel fine 89 per uno sbaglio, non per uno sbaglio, è stato ammazzato da Clan Cappello, però perché lui, Emilio, si metteva a dire che non apparteneva a nessuna famiglia, quindi visto che c'erano stati dei diverbi fra Emilio... Cioè non ho capito, è stato ammazzato perché diceva di appartenere... A nessuno, cioè che non era legato a nessun gruppo, a nessun... invece era legato con Privitera Salvatore. E quindi aveva avuto lui delle discussioni con appartenenti a Can Cappella e l'hanno fatto fuori. Gli altri due? Allora, gli altri due sono stati uccisi dal clan di Nitto Santa Paola, in particolare
si occupò della vicenda a Natale di Raimondo. E questo com'è a sua conoscenza? Ma è a mia conoscenza. Stiamo parlando di quale dei due, degli altri due Montauro? Dello scomparso Salvatore Montauro. Sì. Allora, in primo momento ero stato io, Corso Antonino e Loria Gaetano, dovevamo andarlo a prelevare a casa, lui abitava a Montepò, e quindi portarcelo via e poi ammazzarlo se era necessario. Solo che lui, quando io andai a prelevarlo, perché Previtere Salvatore voleva parlargli, lui ci fece salire a casa e ci fece prendere il caffè. Quindi la madre, la moglie e una cognata ci vide in volto, e quindi a quel punto non potevamo fare altro che riportarlo indietro. Infatti è andato a parlare con Previtere Salvatore, il motivo per il quale lui si era allontanato. Si è allontanato da dove? Dal nostro gruppo. Sì. E lui disse che non diede, dice che non voleva far parte più di questo gruppo. Invece noi poi appresso siamo venuti a sapere che si era legato a Jimmy Miano anche lui. E successivamente? Successivamente Natale di Raimondo con Previtere Salvatore organizzarono come farlo scomparire. Infatti lui si recava sotto casa in un biliardo lì a Montepò, venne prelevato da questo biliardo. Di chi era? Di La Rosa Mimmo e di La Rosa Giuseppe, lo gestivano loro in sostanza. Sì. Venne prelevato, caricato su un furgone, venne portato a posto prestabilito con Previtere Salvatore e poi se lo portarono via. E lei questi fatti come fa a saperlo? Ma fa saperlo perché in tutto l'ho visto io stesso in furgone. Cioè fu preso, prelevato e messo, sì, in un furgone? Sì, e poi fu su un furgone bianco, un fiorino, un facsimile di un fiorino, portato, era Natale di Raimondo e Salvatore Pappalardo, l'hanno portato per vedere Salvatore, gli è salito a bordo, mi aveva invitato a salire ma non ci sono andato. E poi dove l'hanno portato? Non glielo saprei dire. E l'altro? Benedetto, per quanto ne so, fu organizzato sempre di Natale di Raimondo, però non saprei dirle chi è stato da sparare. E queste indicazioni anche su questo secondo? Sì, venne da Previtere, perché noi... Un attimo, quando facciamo cambiare. Continui, sì. Allora, io sono venuto a conoscenza perché Salvatore Previtere, io vivevo a casa di Salvatore Previtere, quindi parlavamo sempre, lui mi disse che Natale di Raimondo, lui, Benedetto era uscito da un paio di giorni, già stava... Uscito da dove? Dal carcere. Sì. E quindi già era tutto a posto per farlo fuori, solo questo. Mi scusi, non ricordo se le ho fatto la domanda, è l'epoca di questi fatti? 91. Signor Lapiana, chi è Alfio Lapiana? Mio cugino. Sa se suo cugino è inserito in gruppi malavitosi? Sì, nel gruppo Santa Paola. Gruppo. E sa se il clan Santa Paola è diviso, o il gruppo Santa Paola, come ha chiamato lei, è diviso in sottogruppi o in squadre? Hanno tanti gruppi a Catania. Lei ne conosce alcuni? No, conosco quello di Villaggio Sant'Agata, il responsabile Michele Marchese, poi quello di Montepò, Natale di Raimondo, quello del bullying, soprannominato così, da Santo Battaglia e Salvatore Santa Paola. Questi sono tre gruppi che conosco. Salvatore Santa Paola è parente di Benedetto Santa Paola? Che io sappia sia un cugino. Cugino.
Che età può avere il Salvatore Santa Paola? Sulla trentina. Sì. Poi? Questi sono i tre gruppi, poi ci sono vari gruppi, uno piano tavola, da responsabile Schillaci, Pippo Schillaci, con i figli e altri, che al momento non ricordo. Senta, lei ha mai conosciuto un tale La Rosa Domenico? Sì. Può dire alla corte se lo stesso è in vita? No, è morto. E sa come è morto? Gli hanno sparato. Sa se appartenesse o meno a organizzazioni malavitose? Per quanto sono io, apparteneva al clan di Montepò, al gruppo Santa Paola di Montepò, assieme a fratello Giuseppe. Lei ha parlato di Natale di Raimondo e di un momento particolare in cui il vostro gruppo si avvicinò o comunque ebbe più contatti con quello di Montepò. Sì. C'è una ragione particolare per la quale divenne Natale di Raimondo a un certo punto il punto di riferimento per il vostro gruppo? Motivo particolare non lo so, credo che Privitera Salvatore sia legato a Natale di Raimondo, siano cugini o la madre di Raimondo Natale sia cugina con la madre di Privitera Salvatore, comunque so che c'è una sorta di parentela tra i due. Lei ha indicato anche il Michele Marchese. Esatto. In che rapporti era il vostro gruppo con il Michele Marchese e comunque col gruppo del villaggio Sant'Agata? Non vi era nessun rapporto. Il vostro gruppo si è mai occupato di sostanze stupefacenti? Sì. Può indicare qualche episodio specifico, se lo conosce, che sia a diretta, di sua diretta conoscenza? Sì, alcune volte mi recavo a Reggio Calabria a prelevare in due occasioni 5 kg per volta di eroina. Questo è quello che è a mia conoscenza. E dove si recava per prelevarli? Ci recavamo da una famiglia calabrese a Melito Portosalvo dei Amonti. Lei ha conosciuto i componenti direttamente, i componenti della famiglia Iamonte? Sì, tutti i vertici. Mi può indicare i nomi delle persone che ha conosciuto? Iamonte Natale, Iamonte Giuseppe, Iamonte Vincenzo, Iamonte Remigio, Foti Domenico, che era il cognato di Giuseppe Iamonti, queste persone che sono i capi dell'organizzazione. Lei sa se il gruppo o clan Santa Paola si occupasse o trattasse anche la materia degli stupefacenti? Per quello che è mia conoscenza, no. Non lo sa o non lo trattava? No, non è mia conoscenza. Lei sa se il clan Santa Paola avesse rapporti con la famiglia Iamonte? Sì, una volta mi recai a Reggio Calabria, il Privitera erano sempre, correva l'anno 91. Privitera chi? Salvatore. Mi recai due volte, una volta con Salvatore e una volta con Franco. Niente, il Privitera Salvatore disse che avevo preso dei contatti con Natale di Raimondo e Iamonte Giuseppe rispose che lui conosceva il clan Santa Paola ma non Natale di Raimondo. Basta, solo questo. Lei ha mai conosciuto Benedetto Santa Paola? No. Lei sa se lo stesso, faccio una domanda
per certi versi una risposta scontata, se lo stesso sia stato o meno latitante? Chiunque a Catania lo sapeva. Lei ha mai conosciuto qualcuno dei luoghi dove il Santa Paola è stato latitante? No. Lei ha indicato qualcuna delle armi di cui il vostro gruppo aveva la disponibilità. Sì. Conosce i canali seguiti per avere la disponibilità di queste armi? No. Può indicare i luoghi dove solitamente venivano occultate le armi? Sottoterra. Ma tutte nella stessa zona oppure si utilizzavano luoghi particolari? Sparpagliati un po' qua, un po' là, in diverse parti. Voi avete mai rifornito di armi esponenti del clan Santa Paola? No, che io sappia no. È successo mai il contrario? Sì. Può indicare in che occasione? Natale di Raimondo ci forniva qualche fucile, poi il gruppo di polverenti qualche pistola, così però non... Mentre ha indicato qualcuno delle armi di cui aveva la disponibilità la vostra organizzazione? Ne ha indicato qualcuno poc'anzi? Sì, Kalashnikov. Avete avuto mai la disponibilità di lanciamissili? Che io sappia sì, ma me l'hanno detto, non li ho mai visti. Chi gliel'ha detto? Ah, Cuffari Michele. Chi? Cuffari Michele. Sì. Lei ha mai conosciuto Campanella Calogero? L'ho visto qualche volta, personalmente non lo conosco. Può indicare l'occasione in cui l'ha visto e le ragioni, se vi sono ragioni particolari? No, così non... Quindi per mera casualità? Non ho capito. Cioè l'ha incontrato o l'ha visto casualmente? Sì, sì, casualmente. Sapevo chi era, però non c'è nessun rapporto. Lei, durante il tempo della sua permanenza all'interno dell'organizzazione qui ha detto, ha avuto modo di conoscere persone che sapeva essere appartenenti al clan Santa Paola? Ne ha indicato alcune. Ha avuto modo di conoscerne anche altre? Sì, come gli ho detto, il gruppo di Michele Marchese, che era Michele Marchese, il fratello Maurizio, Pistone Franco, Guerrino Razio, il gruppo di Villaggio Sant'Agata. Quello del bullying che vi era Salvatore Santa Paola, appena detto, Salvatore Battaglia, Santo Battaglia. Un ragazzo soprannominato Giovanni Mongolo, poi ucciso nel 92. Può parlare più forte, per favore? Sì, devo ripetere? Sì. No. Franco Pistone a quel gruppo diceva che sapeva appartenere? Che io sappia è il Villaggio Sant'Agata. Lei ha conosciuto personalmente il Franco Pistone? No, lo conosco però non c'è stato, anzi sì, lo conosco personalmente. Una volta si presentò a Nesima e cercava un camion che era stato rubato ai barcellonesi e si presentò con il nome di Santa Paola, basta. Cioè, io sapevo che si chiamava Pistone. Poi lui si presentò e mi disse piacere Santa Paola, ero io e Cuffari Michele, solo questo particolare. Lei sa quale attività, se il Pistone svolgesse o meno attività lavorative, lecite? Per quanto ne so si occupava di videogiochi, queste cose qua, per quello che so.
Lei ha mai conosciuto un certo Aiello Alfio? No. Aiello Giuseppe? No. Aiello Vincenzo? No. Alecce Antonino? No. Alioto Francesco? No. Amato Salvatore? No. Aperi Santo? No. Francesco Arcidiacono? No. Arena Giovanni? No. Ha conosciuto una persona soprannominato Salaro? No. E per intenderci, così andiamo più velocemente, se ne ha sentito parlare, comunque lo dica lo stesso, basta che lo precisi, eh? Se ha sentito parlare, anche se non le ha conosciute personalmente, le persone che le dirò. Arena Mario? No. Assinnato Domenico? No. Assinnata Salvatore? No. Avola Maurizio? Sì. Può dire in che occasione l'ha conosciuto? L'ho conosciuto a Montepò, mi fu presentato da Giuseppe La Rosa, appartenente al clan Santa Paola. Sa se il Giuseppe La Rosa ha un soprannome? Pippo Nobile. Come? Pippo Nobile. Sì. E sa che ruolo ricoprisse l'Avola? No, non lo so. Barbagallo Martino? Non lo conosco. Barcella Salvatore? No. Salvatore Battaglia? Sì. Può dire, l'ha conosciuto personalmente? Sì. Può indicare in quale occasione? L'ho conosciuto sempre nel 91, io ospitavamo in una casa il figlio di Giuseppe Pulvirenti, Nino, assieme a Grazioso Mario, che erano latitanti. Salvatore Battaglia aveva un nipote che si chiamava Giovanni, era intenzionato a far parte del nostro gruppo, lo venne a sapere questo suo parente Salvatore e ci venne a incontrare in questo appartamento sito a piano tavola per parlare con Salvatore Previtena, per dirci di lasciarlo perdere. E in che senso il Salvatore Battaglia vi chiedeva quello? Per quale conoscete ragioni? Lui... La posizione, Presidente, è stata estremamente chiara, l'imputato è reato connesso. Ha già riferito sulla circostanza. Per quali ragioni disse, se conosce le ragioni per le quali il Salvatore Battaglia ebbe a fare quella richiesta? Ma perché era venuto a conoscenza, comunque può rispondere. Era venuto a conoscenza che questo parente suo, che si chiamava Giovanni Battaglia, voleva entrare a far parte di questo gruppo nostro, soltanto questo. Discorso, mi riferivo alla frase che ho utilizzato di lasciarlo perdere. Cioè di fare in modo di scoraggiarlo in sostanza, va, di dirgli cosa fai, non... Ma mi spiegò le ragioni per cui voi dovevate scoraggiarlo? Presidente, l'imputato è reato connesso, ha già risposto 3 volte, spiegando correttamente le ragioni per le quali Salvatore Battaglia si chiese quello che ha già riferito. Non lo ripeto io, mi sembra che sia inutile proseguire l'esame sul punto. È inutile proseguire sul punto. Procediamo oltre, si accoglie l'opposizione. In che rapporto, sa se vi fossero o meno rapporti fra il Salvatore Battaglia e il Santo Battaglia? Sono fratelli, per quanto ne so. Il Battaglia Salvatore, sa se apparteneva a qualche organizzazione? Al gruppo Santa Paola, per quanto ne so. Sa se appartenesse a qualche sottogruppo in particolare? Apparteneva al gruppo... Adesso io non ricordo, ma uno dei fratelli era responsabile, cioè capogruppo di dove c'è il bullying. Mi sembra che fosse Santo il responsabile. E la fonte di questa sua conoscenza per Salvatore Battaglia?
Cioè, ebbe a dirglielo lo stesso Salvatore Battaglia, lo apprese da altri? No, l'ho preso da altri, lì i gruppi si conoscono a Catania, non è che sai chi è in quella zona e chi è in quell'altra zona, no? Ricorda se in particolare per il Salvatore Battaglia vi è qualche elemento che lo portò, lo disse lui stesso, se appartenesse o meno all'organizzazione del Santa Paola? Opposizione, ha già oppure... risposto alla domanda. Lo disse lui stesso, ha già risposto a questa domanda e il testo ha già risposto dando precise indicazioni. La domanda può essere solo un'altra. Grazie, avvocato. Ricorda la persona da chi ha preso questo particolare? No, non ricordo. Quando il Salvatore Battaglia ebbe a presentarsi da voi per la vicenda che ha appena narrato, lei sapeva già che il Salvatore Battaglia apparteneva al gruppo Santa Paola? Sì, lo sapevo. Però, scusi, io adesso non ricordo chi fu a recarsi da noi, o Santo o Salvatore, comunque uno dei due fu che si recò da noi, accompagnato da Salvatore Santa Paola. Cioè, sembra santo, però non... Salvatore Santa Paola è la persona che ha anche indicato poc'anzi? Sì, che sì. Si recarono insieme nel nostro appartamento a piano tavolo. Lei ha indicato poc'anzi Santo Battaglia. Sì. Può indicare le volte... se le ricorda, in cui ebbe modo di incontrarlo il Santo Battaglia? L'ho incontrato questa volta sola e basta. Poi, passando di lì, lo vedevo sempre nel benzinaio lì a Bulling, però non, cioè non è che ci incontravamo, si vedevano e basta. Allora, mi è sembrato di capire che per la vicenda citata non ricorda se fu esattamente il Salvatore o il Santo Battaglia. Cioè, ricordo, penso che, sono sicuro che sia Santo, mi sono confuso con i due Battaglia, sia Santo, che era il più irresponsabile, in sostanza. Mi sono confuso con i due Battaglia. Per quanto riguarda la vicenda che hai narrato, e allora le volevo chiedere, ma il Salvatore lei l'ha conosciuto personalmente? No, no, il Salvatore no. Ha già risposto. So chi era, so chi è, però personalmente non l'ho conosciuto. Ho conosciuto Santo. Boninelli Carmelo l'ha conosciuto? No. Lei sa se il Campanella Calogero avesse o meno parenti inseriti in organizzazioni malavitose? No. Ha conosciuto Campione Andrea? No. Cannizzaro Rosario? No. Caponnetto Anastasio? No. Caruso Antonino? No. Caruso Carmelo? No. Caruso Gaetano? No. Giuseppe Gaudullo? No. Cesarotti Francesco? No. Cesarotti Giuseppe? No. Coco Carmelo? No. Cocuzza Antonino? No. Cocuzza Nunzio? No. Un tale inteso Michileddo l'ha conosciuto? No. Comis Giovanni l'ha conosciuto? No. Colaianni Michele l'ha conosciuto? No. Crisafulli Francesco? No. Cristaldi Salvatore? No. Ne ha sentito parlare? No. Cristaldi Venerando? No. Un tale chiamato Cacazza l'ha conosciuto? Sì, cioè, personalmente so chi è, però non, personalmente non l'ho mai conosciuto. Può dire chi è? Quello che sa? Sembra si chiama Giordano, di cognome se non vado errato. So che appartiene al gruppo di Santa Paola, in particolare a quello di San Brillo. Quello di? San Brillo, quello...
Sì, San Leone, lì, un gruppo. Lei l'ha conosciuto personalmente questa persona? No. E cos'altro sa di questa persona, oltre a quello che ha detto? Nient'altro. Da chi l'ha saputo queste notizie? Beh, l'ho saputo perché camminando con Privitera Salvatore lui mi faceva vedere tutto, no? Me lo diceva lui. Lei sa se la persona che lei ha appena indicato con il soprannome avesse o meno parenti nell'ambito sempre dell'organizzazione del Santa Paola? No, non lo so. Cusimano Maurizio l'ha conosciuto? No. Cudispoto Edoardo? No. D'Agata Marcello? No. Mi ha sentito parlare? No. De Luca Carmelo? No. Natale De Emanuele? So chi è, però non lo conosco. E cosa sa del De Emanuele? Sa se lo stesso è o meno inserito in organizzazioni malavitose? Non lo so. E allora cosa sa? So che è parente di Nitto, che gestisce un negozio di pompe funebri, nient'altro. Di Bella Gaetano lo conosce? No. Di Bella Marco? No. Umberto Di Fazio? Sì. Lo conosce personalmente? Sì. Può indicare l'occasione in cui ebbe a conoscerlo? È stato presentato da a Montepò da persone appartenenti al clan di Nitto Santa Paola. Ricorda l'occasione in cui le fu presentato? Io mi ero recato a parlare con Natale di Raimondo e l'ho incontrato, mi è stato fatto conoscere lì a Montepò. Sa altro sul conto di Fazio Umberto? No. Conosce un certo Di Franco, Elio, Concetto? No. Francesco Di Grazia l'ha invece menzionato? Esatto. Lei l'ha conosciuto personalmente? Sì. Può indicare l'occasione? Sempre a Montepò, io quando Natale di Raimondo non era presente riferivo a lui quello che dovevo dire. Cercavo Natale e andavo da lui, se c'era un appuntamento da prendere il Salvatore Privitera mi diceva, io andavo da lui, se non c'era Natale dicevo Franco vedi che Privitera Salvatore vuole vedere Natale e lui poi provvedeva a tutto. Ricorda qualche episodio particolare in cui ebbe a rivolgersi al Di Grazia Francesco, di questi che le sono capitati? Sì, una volta sono andato lì, ho incontrato Natale di Raimondo, assieme a Di Grazia ci siamo messi in un garage e abbiamo parlato più o meno della situazione in cui ci trovavamo. Cioè? Cioè io assieme a Loria Gaetano, a Raccuglia Salvatore e a Privitera Salvatore avevo chiesto al Privitera, cioè parlando... A Natale di Raimondo avevo chiesto se si poteva fare una pace con Jimmy Mian, se lui conosceva qualcuno per contattare Jimmy Mian, al che lui mi rispose che lui non conosceva nessuno per poter prendere questi contatti. Lei ha mai commesso reati assieme al Di Grazia Francesco? No. Ha mai ricevuto disposizioni dal Di Grazia per determinate azioni poi compiute? Presidente, c'è opposizione alla domanda. Si accoglie l'opposizione. Ebbe mai il Di Grazia a darvi ordini? C'è opposizione, signor Presidente. E perché? Alla domanda in relazione all'ammissione della precedente opposizione. Credo che a questo punto diventi, ovviamente, per la forma in cui è stata posta quest'ultima domanda è ammissibile. Può rispondere? No, non mi ha mai dato ordine. Aldo Di Paola lo conosce? No. Ha parlato di Raimondo Natale. Il Di Raimondo Natale ha invece mai dato ordini a lei o al suo gruppo?
No, ordini personalmente no, più che altro consigli. E in che occasione, se li può ricordare? Ma io mi sono incontrato tante volte con Natale di Raimondo. Qualcuna di queste volte? Non so, una sera avvistarono due macchine dei nostri avversari, noi ci trovavamo lì a Montepò e lui ci disse, mi disse, mentre io salivo in macchina, dice: se spari, spara alto, dice, perché hanno i giubbotti antiproiettile. Questa è una delle occasioni. Cioè, i nostri avversari indossavano giubbotti antiproiettile. In che periodo si colloca questa vicenda? Sempre nel 91. Com'è? 91. E ricorda chi erano gli avversari vostri in quell'occasione? Sempre appartenenti al clan di Jimmy Miano e quelli che si erano staccati da noi. Papa Carmelo, Galatello Salvatore, lo stesso Plici Gaetano e altre persone. Ha mai conosciuto un tale di Re Giuseppe? No. Un tale soprannominato Ughiacciaro l'ha conosciuto? No. Ha parlato di Ercolano Aldo. Come uno dei partecipi ad una riunione, se mal non ricordo. Esatto. Lei in quell'occasione non ebbe a vederlo, per quanto ho compreso. Esatto. Ricorda di averlo mai incontrato, Aldo Ercolano? No. Vi furono altre occasioni in cui lei ebbe modo di sapere che l'Ercolano Aldo avesse avuto rapporti con appartenenti al vostro gruppo, oltre a quella citata? Non ricordo. Divenuto Francesco l'ha mai conosciuto? No. Ha mai conosciuto Ercolano Giuseppe? L'ho visto una sola volta. Puoi indicare in che occasione? Correva l'anno 87, io lavoravo come imbianchino e l'ho visto mentre facevo un lavoro per lui. Basta, so chi è, però non lo conosco personalmente. In quell'occasione lei alle dipendenze di chi lavorava? I fratelli San Filippo. Può indicare i nomi dei fratelli San Filippo? Giacomo e Sebastiano. E sa se gli stessi appartenessero o meno ad organizzazioni malavitose? No. Non lo sa? O è no? No, non appartenevo a un'organizzazione malavitosa. Sa se gli stessi avessero meno parenti appartenenti a organizzazioni malavitose? Uno zio. Può indicare il nome dello zio? So che si chiamava Nicola, però non... perché era fratello della madre dei San Filippo, quindi non so il cognome. E questa persona a quale organizzazione apparteneva? Al clan di Ercolano. Questo come lo sa? Come l'ha saputo? Ma io... l'ho saputo 3 anni dopo aver lavorato in quel posto che poco fa ho indicato. Ho saputo che questo zio Nicola, che io conoscevo, si recò a parlare con Privitera Salvatore Annesima per informarsi di un furto di un camion che era stato rubato, se Privitera sapeva qualcosa. Io poi mi informai con Privitera se conoscesse quella persona e mi disse che era un appartenente a Colombo. E per quanto riguarda invece in quell'occasione, lei l'ha conosciuto personalmente questa persona? Sì. In che anno? Ma 87, primi 87, non cosa simile. E ricorda l'occasione in cui ebbe a conoscerla questa persona? Ma questa persona abitava assieme a questi due nipoti, cioè in una palazzina,
quindi lo vedevo quasi ogni giorno. Successivamente lui, questa persona, io lo chiamavo zio Nicola, aveva una cava di estrazione di sabbia vicino alla zona industriale di fronte all'Avimec, un garage di camion. E ricorda se in qualche occasione ebbe a farle delle richieste particolari? Ricordo che una volta mi diede dei volantini per votare l'anno 1997 e io li presi. E chi bisognava votare? Andò Salvatore. Non è che bisognasse votare per forza, lui me li ha dati e poi io, se avevo qualcuno a cui dargli, li davo, se no niente, non è che non mi era stato imposto niente. E lo zio Nicola sapeva se lei o meno fosse inserito in organizzazioni malavitose? Ma io all'epoca, quando lui mi diede queste cose, non ero inserito in nessun clan malavitoso. Perché lei è inserito all'89, se non ricordo. Esatto. Lei ha conosciuto mai Ercolano Sebastiano? No. Ne ha sentito parlare? Sì, so che è il fratello di Pippo, però non l'ho mai visto e non l'ho mai conosciuto. E sa se è inserito o meno in organizzazioni malavitose? No, no. Non lo sa? No. Conosce un certo Fazio Vincenzo? No. Sa se lo stesso ha parenti inseriti in organizzazioni malavitose? Mi sembra che sia il fratello di Salvatore, però perché lui, Salvatore, ne parlava spesso di questo suo fratello, che all'epoca, nel 91, mi sembrava fosse detenuto. Però non saprei dire con certezza se è lui. Io so che Salvatore Fazio mi diceva che aveva un fratello di nome Vincenzo e che in quel momento si trovava detenuto. E sa se il Vincenzo... Ha mai saputo se Vincenzo appartenesse o meno a organizzazioni malavitose? No. Non l'ha saputo o lo esclude? Non l'ho saputo. Ferrante Filippo l'ha conosciuto? No. Alfio Fichera? No. Ne ha sentito parlare? No. Un tale soprannominato Turi Basetta l'ha mai conosciuto? No, non lo conosco. Un tale soprannominato Nino Tomba l'ha mai conosciuto? No. Un tale soprannominato Formaggino? Sì, l'ho conosciuto. L'ha conosciuto personalmente? Sì. Può indicare l'occasione? Ma so che era del gruppo di San Berillo. Ci andai una volta con Prevedere Salvatore, Prevedere di Santa Paola. So che era appartenente a Santa Paola e basta. Lo conosco personalmente, mi è stato presentato, però non so dirle altro. E conosce il cognome e il nome del Formaggino? No, non lo conosco. Ha mai conosciuto Fiorito Salvatore? Ferlito Salvatore? Fiorito. No. Florio Antonino? No. Galea Eugenio? No. Francesco Giammuso? No. Grillo Antonino? No. Grillo Rosario? No. Grillo Salvatore? No. Guardo Francesco? No. Guttà Bruno? No. Samperi Claudio? So chi è, però non lo conosco personalmente. E sa chi è? Un appartenente al clan Santa Paola. Una volta ho ricevuto da lui, assieme a Loria Gaetano, un chilo di cocaina tramite un suo figlioccio e basta, solo questo. Il figlioccio sa come si chiama? Non lo ricordo, so che aveva un parrucchiere Ennesima, era proprietario di una parrucchieria Ennesima maschile.
adesso non mi viene in mente il cognome. Lei ha mai conosciuto, sentito parlare di un tale chiamato Robertino? No. Ha mai conosciuto Indelicato Fortunato? No. Leanza Michelangelo? No. Leonardi Giuseppe? No. Longo Alfio? No. Longo Santo? No. Illuminato Roberto? No. Un tale soprannominato Alfio Giamma? No. Lorrai Filippo? No. Mi ha sentito parlare? No. Senta, lei ha citato nel corso del suo esame la torrefazione Lorrè. È così? Sì. Vi si è recato personalmente, mi è sembrato di comprendere, in quell'occasione che ha ricordato? Sì. In altre occasioni si è mai recato presso quel medesimo posto? Sì. E se può indicare alla Corte in quale altre occasioni? E le ragioni per cui vi si è recato? Mi sono recato un'altra volta perché mio cugino all'epoca, Alfio La Piana, lavorava lì alla ristrutturazione della torrefazione e mi sono recato lì ad andarlo a prendere, basta. Quindi non vi sono state altre occasioni similari all'incontro che ha citato all'inizio del suo esame? Che io ricordi, no. Madonia Giuseppe l'ha conosciuto? No. Lorrè Salvatore l'ha conosciuto? No. Di Madonia, Madonia Giuseppe ha sentito parlare? No. Presidente, c'è opposizione. Cioè, in senso affermativo è stata fatta la domanda, no? No, no, è stato fatto, ne ha sentito parlare. No, ho chiesto, ha mai conosciuto Madonia Giuseppe? Vabbè, ho fatto la premessa, sì, che intendevo dire anche se ne avesse sentito o meno parlare. Glielo ho chiesto più specificamente in questa occasione. La domanda prima era stata se avesse o meno mai conosciuto il Madonia Giuseppe. Poi gli ho chiesto se ne avesse sentito parlare. Così, non capisco le ragioni dell'opposizione. Può rispondere? No. Anche perché così è più contento, avvocato Antillo. Conosce Mangion Francesco? So chi è, però non lo conosco personalmente. E cosa sa del Mangion? Ma so che è un esponente del clan Santa Paola. È un po' più forte la piazza. So che è un esponente del clan Santa Paola, però non lo conosco personalmente. Così nell'ambiente si sentiva dire. Lei sa o ha mai sentito parlare di parenti del Mangion inseriti in organizzazioni malavitose? No. Ha mai conosciuto Marchese Lorenzo? No. Marchese Maurizio? Sì. Può dire alla Corte chi è il Marchese Maurizio? Il fratello di Marchese Michele, è responsabile del gruppo di Villaggio Sant'Agata. Sa se il Marchese Maurizio è inserito in organizzazioni malavitose? Nel gruppo Santa Paola, ecco là. E in qualche sottogruppo in particolare, se lo sa? No, in particolare no. Lei l'ha conosciuto personalmente? Sì. Può ricordare l'occasione, se la ricorda? Beh, alcune volte mi sono recato lì a Villaggio Sant'Agata e basta, a parlare con Michele, c'era anche lui, ci salutavamo e basta. Di Marchese Michele le avevo già chiesto, oltre a quello che lei ha detto sul Marchese Michele, ricorda qualche altro particolare? Ma il particolare che ricordo è che lui, Michele, veniva spesso a casa mia a parlare con me, perché io, come avevo detto in precedenza, nella fine del 91 mi ero un po' allontanato e quindi
se io avevo qualche problema dovevo rivolgermi a lui, se volevo parlare con Natale di Raimondo dovevo rivolgermi a lui e basta. Marciante Filippo, l'ha mai conosciuto? No. Marino Agatino? No. Marlette Ernesto? No. Marsiglione Francesco? No. Lei ha mai sentito parlare di una persona chiamata Nuccio, inserita in organizzazioni malavitose? Io conosco uno che si chiama Nuccio Calì, sempre nel gruppo di San Berillo, questo solo conosco. Sì. Marzagalli Attilio? No. Mascali Angelo? No. Mascali Sebastiano? No. Maugeri Mario? Conosco Maugeri Mario, appartiene al gruppo di Jimmy Miano. Lei ha mai conosciuto un tale soprannominato Muttaporte? Sì, lui, Maugeri. Quello che conosce lei? Esatto. Lei ha mai sentito parlare di persone soprannominate Catina? Sì, però non le conosco. E cosa sa di queste Catina? So che se una... sa qualcosa? No, non so niente. In che termini allora ha sentito parlare di queste persone con questo soprannome? Ma so che erano persone influenti, basta. Non... Sa se fossero meno inserite in gruppi malavitosi? No. Via posizione alla domanda, anche se il testo ha già risposto, perché ha risposto 3 volte alla stessa domanda. No, veramente quest'ultima non gliela... Passiamo alla domanda successiva. Maugeri Nicolò? No. Ne ha sentito parlare? No. Maugeri Raimondo? No. Ha più volte menzionato Mazzei Santo. Esatto. Lei ha mai commesso reati assieme al Mazzei Santo? Ma una volta uscito dal carcere nel 1992 nel 92 sono andato con lui assieme a altre 9 persone a San Cristoforo lì a cercare una persona per farlo fuori. Abbiamo, in quell'occasione abbiamo fatto abbiamo sparato a 2 persone, fortunatamente sbagliandole tutte e 2, perché non erano le persone giuste. Il vostro gruppo è mai stato ritenuto responsabile di omicidi che poi non aveva, responsabile da parte di altri gruppi, responsabile di omicidi che poi in effetti non aveva commesso? Sì, per quanto ne so io, sì. Ci venivano accollati tutti i morti che sono avvenuti nell'arco di un anno, alla quale noi non avevamo fatto. E voi avete mai fatto rimostranze per questo? No, nessuno, anzi, ci facevano un favore. E questi omicidi che voi non avete commesso, invece, chi li aveva commessi, se chiaramente ne ha conoscenza? Ma per Presidente, mi scusi, ma se non si identifica l'oggetto... Massimamente generico, bisogna specificare. Sì. Vede il pubblico ministero di porlo in termini più specifici. Ne può ricordare alcuni di questi omicidi che voi non avete commesso e che invece si riteneva all'esterno, sempre nell'ambito delle organizzazioni malavitose, posti in essere da voi?
Ma sì, ce ne furono tanti, ne ricordo uno, un certo Vinci Guerra Santo, poi ci fu un duplice omicidio, l'omicidio di Arturo Caltabiano, ci furono altri omicidi, un duplice omicidio avvenuto in un paese, adesso non ricordo i nomi, uno si chiamava Francesco Celano e l'altro non ricordo, ma ce ne furono tanti. Celano aveva un soprannome? No, mi sembra il cognome. Francesco. Dico, no, le chiedevo, aveva un soprannome Celano? No, non ricordo. E voi avete mai saputo invece chi fossero i responsabili di questi omicidi che invece venivano addebitati al vostro gruppo? Io sapevo che eravamo aiutati da Clan Santa Paola e di Polverenti, però i killer che sono andati lì a sparare non glielo so dire. No, non le dicevo i killer, dicevo le organizzazioni responsabili. Sì, il Clan Santa Paola e Polverenti, che erano quelli che ci davano una mano a far pulizia di queste persone. E vi era mai stato un accordo affinché voi non avanzaste mai rimostranze per questi fatti? Non lo so, se l'accordo c'è stato l'ho preso Santo Mazzei, ripeto, eravamo aiutati anche da persone venute da Palermo, come ho detto prima, quindi mi devo ripetere, loro ci aiutavano, non ci fu nessuna rimostranza per quello che so. Questo le risulta direttamente? Sì, mi risulta che eravamo aiutati da queste persone. Morales Francesco, l'ha mai conosciuto? No. Motta Antonino? No. Un tale soprannominato Costanzello? No. Musumeci Francesco? No. Nani Antonino? No. Smeci Costanzo? No. Alfio Rofino? No. Lei mai si è recato alla Racchetta? Ristorante La Racchetta? No.